Grave infortunio per Sinner, terribile minaccia per il futuro del campione. Prima di andare avanti, iscriviti ora al nostro canale attivando la campanella e lascia il tuo like per supportarci. Un argomento sta tenendo tutti con il fiato sospeso nel mondo del tennis. Jannik Sinner, uno dei nomi più promettenti del tennis mondiale, ha improvvisamente abbandonato il campo a Madrid, lasciando tutti i suoi fan in uno stato di ansiosa attesa. Durante il torneo, proprio prima di scendere in campo per i quarti di finale contro Felix Auger Aliassime, Sinner ha annunciato il suo ritiro. La causa? Un'infiammazione all'anca destra che, secondo i suoi post sui social media, è diventata sempre più dolorosa durante la settimana. Subito dopo l'annuncio, Jannik è volato a Monte Carlo per consultarsi con il suo team medico. È stato deciso che si sottoporrà a una risonanza magnetica per avere chiarezza sull'entità dell'infiammazione. Ma cosa significa questo per la sua carriera e per i suoi prossimi impegni? Questo ritiro non è solo una questione di un torneo mancato. Gli occhi sono tutti puntati su di lui, specialmente ora che gli internazionali d'Italia sono alle porte. Jannik, infatti, è una delle grandi speranze italiane per il torneo di Roma, dove non vediamo un campione di casa trionfare da quasi mezzo secolo. Se la risonanza magnetica dovesse rivelare che l'infiammazione è gestibile, Sinner potrebbe avere qualche giorno di fisioterapia prima di tornare in campo. Ma se i risultati fossero meno favorevoli? Questo potrebbe cambiare drasticamente i suoi piani per la stagione, inclusa la sua partecipazione a Roma e anche al Roland Garros. Non è solo la salute di Sinner a essere messa alla prova, ma anche la speranza di un'intera nazione. Tu cosa pensi? Riuscirà Sinner a riprendersi per Roma? Lascia un commento qui sotto con le tue opinioni.